so dirvi, schiva, non vuol parlare con i giornalisti, è una persona, è stata l'Olivetti, è stata la Telecom, è un grande manager, quindi in certe sue idee su come gestire in forma manageriale anche un gruppo come il nostro è di estrema importanza il suo ruolo. Infatti stiamo facendo dei piccoli corsi così senza per insegnare un po', chiamiamo dei professionisti per insegnare certe tecniche per la televisione, per il linguaggio, la tecnica del corpo, come stare, curvati, non curvati, il corpo parla e la televisione ha immagini, non è quello che dici. Ci stiamo prendendo, stiamo selezionando un po' queste informazioni da dare anche alle persone che poi andranno in televisione. Io non sarò poi disponibile nelle piazze per tutta la vita, l'ho già fatto, l'ho già girato col camper, stanno andando loro nelle piazze, sono straordinari. In Sicilia delle persone meravigliose, cerchiamo di cominciare a cercare di informare le persone che si occuperanno poi della politica di essere all'altezza. Sono persone straordinarie, straordinarie, non avete veramente, se andate a parlare col personale di Montecitorio, della Camera di Palazzo Madama, vi renderete conto immediatamente di che cosa dicono. Sono gli unici che lavorano fino a mezzanotte con la luce accesa, vanno, non erano professionisti, erano i dilettanti allo sbaraglio, erano i grillini, hai capito? Sempre i grillini. Quindi questa superficialità con cui ci avete trattato, questo snobbare i grillini, 8 milioni e mezzo, 9 milioni, ma sono i grillini, cosa vuoi che facciano? Eppure stanno facendo, si stanno informando, fanno procedura parlamentare, studiano. E sono forse più preparati adesso dei nostri parlamentari che sono lì da 30 anni a schiacciare un pulsante e non sanno cosa schiacciano per cambiare il comma 5 nel comma 17 della legge 14, della legge 264. Andrea Malaguti della Stampa, aspetti il microfono. Andrea, Malaguti è quello per il servizio segreto. Grazie. Volevo sapere, quando dice se il Parlamento continua a lavorare in questo modo, siamo pronti a uscire, se ha dei tempi previsti, se ha una scadenza, se c'è un momento in cui deciderete davvero di uscire, se è possibile prima o poi parlare anche con Casaleggio, e la terza cosa, se lei è favorevole alla patrimoniale o no. No, un momento, uscire dal Parlamento non significa abbandonare il Parlamento, significa uscire e lavorare fuori, prendere i parlamentari, loro hanno già fatto un programma, hanno già fatto due cose molto importanti, secondo me, andranno poi nelle carceri, sono andati al TAV di Val di Susa, sono andato a vedere il problema dell'immondizia in Campania, adesso andranno all'Indesit, andranno all'Ilva, andranno in Salvieni al Sulcis, portare il Parlamento là, dove serve, perché lì assolutamente il loro operato è snobbato in una maniera vergognosa, perché lavorano, fanno proposte, fanno emendamenti, fanno leggi, hanno fatto leggi meravigliose, ma non viene fuori nulla, viene fuori che si bisticciano per la diaria o se qualcuno ha voluto andare magari nel gruppo misto per sue ragioni, vengono fatti dei casi clamorosi su cose inesistenti. E finché voi sarete questa stampa e questa informazione, il Paese non progredisce, ci metteremo molta più fatica, molta più resistenza, ci sarà molta più lotta da fare, finché non cambierà almeno il sistema pubblico dell'informazione. Scusi? Ma Casaleggio? Ma guardi, il problema di parlare con Casaleggio non è un problema suo personale, ci sono delle persone che non hanno piacere a farsi chiedere quanto guadagni, ma lui ha fatto delle interviste sul Corriere della Sera, ha risposto a tutte le domande, ha fatto interviste col Wall Street Journal, ha risposto a tutte le domande, io ho fatto interviste in tutte le televisioni del mondo, ho risposto a tutte le domande, ma se lei mi apre, mi dice lei quanto guadagna, io dico lei si vada a informare, non è una domanda, si vada a informare. Io glielo dico quando guarda, ma c'è il mio 740 libero, il suo alla Camera di Commercio, con 5 euro lo prende. E perché fa queste domande? Per portare un discorso, per fare una non notizia che diventa un'altra non notizia, che viene una smentita, per poi fare i titoli su delle cazzate tremende. Allora evitiamo, lui evita, io se posso anche, però io poi sono abituato, ho dato il mio lavoro, lui no. Lui è un manager che prende degli obiettivi e cerca di farli arrivare e secondo la sua strategia
ed è uno dei più preparati, persone più preparate del web e di strategie sulla rete che ci siano oggi in Italia, forse in Europa. Parlate con il presidente della Telecom, di lui, perché lui ha lavorato nella Telecom, e guardate che impressione ha Bernabé su Casaleggio, per esempio. L'ha detto in un'intervista, Bernabé è un uomo, ha parlato benissimo di Casaleggio, è un manager. Quindi quando ha qualcosa da dire le dice, quando non ha qualcosa da dire vive una vita normale con una figlia, un figlio piccolo, un figlio grande, vive a Milano, c'ha una casetta in campagna, c'ha una Volvo del 75, ma cosa volete dalla gente? Che cosa volete voi? Noi siamo persone così, cioè siamo quello che siamo, ma se tu mi pubblichi l'indirizzo, pubblichi il suo indirizzo in un talk show, no lei, ma dico come informazione, metti il mio indirizzo col campanello, la via, la foto della casa e tutto, tu mi metti in una situazione di rischio della mia famiglia. Ora che me lo meni se io sono in Costa Smeralda o no, benissimo, ci siamo abituati, ma se fai la fotografia di mio figlio che ha 12 anni, mi metti a rischio. No, non dico a te, ma nel senso, mi mettono in una situazione rischiosa. E allora, e voi non avete etica nelle vostre cose, dovrei averla io o Casaleggio nei vostri confronti. Lui sfugge se può. Claudia Fusani dell'Unità. Alla patrimoniale, non, guardi, non lo so, io so solo che sono un benestante, potevo starmene a casa, chi te l'ha fatto fare? Io sono in pensione, ho lavorato 41 anni, potevo starmene lì con i miei 6 figli, vederne uno andare di qua, uno di là, i figli dei miei amici, ma non solo questo, vedere una terra così disastrata, starmene lì e godermi i miei soldi, la mia pensione, no? 65 anni, ma sono mica un pivello. Però ho detto, voglio contraccambiare, e questa è stata una mossa che ha messo in crisi un po' tutti, perché non si è abituati a trovare persone che possono fare delle cose per gli altri senza averne un rientro economico. Ecco perché il nostro movimento ha creato questo odio veramente, un odio, perché sembra impossibile, ed è nel DNA impossibile per un politico fare azioni senza averne un guadagno personale. Noi l'abbiamo fatto, e io l'ho fatto, ho messo a disposizione la mia popolarità, faccio il garante del movimento e non il leader, perché come vedete dicono qualsiasi cosa su di me, se andate a vedere i miei commenti su ogni post che facciamo, che scrivo, sono cose inenarrabili, cioè, da tutte le parti, quindi accetto qualsiasi cosa e qualsiasi critica. Io garantisco che chi entri osservi 4 regole, che siano incensurati, che non siano iscritti a movimenti o partiti, che siano residenti dove vogliono andare a governare e che non abbiano già fatto politica, almeno per una legislatura. Quelle 4 cose lì, chiedo quelle 4 cose lì, e poi firmano, e come hanno firmato tutti, una lettera di intenti dove c'è scritto io do indietro il 50% dello stipendio, faccio queste cose qua perché ci distinguiamo dagli altri, vogliamo creare un esempio, una via, che per adesso abbiamo imboccato noi, speriamo che lo facciano altri partiti, perché se il 1,5 milioni che è andato dietro loro fosse seguito da tutti i partiti, noi avremmo un risparmio di 40 milioni all'anno, 40 milioni all'anno potresti già risolvere dei problemi, non so, a 3 regioni per gli agricoltori, per esempio, o per i pescatori di Mazara del Vallo, oppure per gli agricoltori o per gli allevatori di Ragusa. E allora andate a vedere anche come funzionano i sindaci, perché non ne parlate più adesso che va bene, che fanno delle cose buone, che hanno ridotto il debito a Parma da 800 milioni a 200 milioni, adesso non ne parlate più, che l'inceneritore è già trovato, costruito lì, non ne parlate più, che è spento l'inceneritore, anche grazie alla nostra lotta. Allora perché non ne parlate più? Non parlate più dei sindaci adesso che ci saranno a Ragusa, di nuovo una grande città. Sindaci che sono stati presi a schiaffi, a pugno, rigati le macchine, bucate le gomme, perché non ne parlate? Allora lì ci stiamo dimostrando quello che siamo, dateci il tempo, siamo da 3 mesi lì, sembriamo la causa di tutti i mali. Noi stiamo cercando di fare un esempio, come hanno fatto in Sicilia, 14 cittadini entrati lì, invece di 20.000 euro, perché io capisco anche psicologicamente uno che era disoccupato, guadagnava 1.000 euro al mese, se ne trova 20.000, capisco che può sballare, e non ho mai detto niente, se sono affari tuoi, se vuoi sballare te ne vai. Abbiamo una legge che noi vorremmo cambiare, perché quando ti candidi per un partito e sei dentro quel partito e te ne vai dalla politica, non che te ne vai in un gruppo misto o in un altro partito. Questa è una roba vergognosa che sancisce la nostra Costituzione, perché sono mezzi tutti in vendita a volte c'è pieno di gente in vendita che si mette lì e passeggiano al miglior offerente.
Quindi noi cerchiamo di cambiare perché abbiamo cambiato noi, perché siamo diversi noi. Quindi non c'è niente di epico in quello che facciamo. Cerchiamo di essere persone per bene, per bene, per bene. Sai cosa vuol dire per bene? Che non si ruba più. Se vai a Parma non si ruba più. Se vai a Ragusa non si ruba più. Se vai negli altri comuni dove ci siamo non si ruba più. E allora è già un passaggio, no? Vanno con la bicicletta, vanno, stanno i tre, c'erano tre, c'era Crimi, altri due che stavano in un albergo di terza categoria, di 3 stelle, a 38 euro al giorno. E vanno in Parlamento con l'autobus, o a piedi, o con bicicletta. Ma di che cosa volete di più? Dovreste essere orgogliosi che questo movimento ha tenuto un po' di democrazia in questo paese. Guardate che io sono sempre a stemperare gli animi. L'ho detto al Presidente della Repubblica. Ho detto, la mia è una cosa vissuta, ecco perché sono così. L'ho vissuta e sto cercando di temprare animi di gente che vuole prendere fucili, sparare, bastoni. Andiamo, la rivoluzione si fa solo così. E dico, con calma. Abbiamo ancora dei metodi, forse democratici, proviamo ancora con quelli. Ma fino a che punto? Possiamo raccontarla questa roba qua, quando questa gente qua li vedi dalla televisione, ti sogghignano, sorridono, ti prendono per il culo in Parlamento o prendono per il culo milioni di italiani dalla televisione, quei loro sorrisini, ecco di cosa sono professionisti i politici, nei talk show sono professionisti, noi lo siamo magari molto meno, impareremo anche l'arte di prospettare magari la verità in televisione, attraverso la televisione, ma questi veramente dobbiamo fare un resettaggio totale, devono andarsene a casa tutti, abbiamo bisogno di gente nuova, di respirare e riprenderci la vita, senza vivere una vita pensando al lavoro, all'IMU, a tutte queste cose che dovrebbero essere alle nostre spalle, potremmo essere un paese felice, vivendo di turismo, di cultura, vivendo clima. Di cibo, vivendo di clima, vivendo di bellezza, di tutto, basta solo questo, e invece arriviamo e siamo i primi produttori di olio d'oliva del mondo, premiati ogni anno il premio migliore olio pugliese, olio d'oliva del mondo, 28.000 produttori, magari un po' in crisi, facciamo l'olio più buono del mondo, siamo i secondi produttori di olio d'oliva del mondo e siamo i primi importatori di olio d'oliva del mondo, ma ci sarà qualche cosa che va via di senno, no? Importiamo migliaia di tonnellate di olio lampante spagnolo, lo tagliamo col nostro, ci mettiamo Made in Italy, lo mettiamo un centesimo, un euro in più al litro e va via come olio Made in Italy italiano. Ma ci facciamo del male, che cosa siamo? L'oro piana vende, ci stiamo svendendo il paese, l'Inde se ne va, le grandi industrie non ci sono più, parliamo ancora della Fiat, parliamo ancora di investire nell'automobile. Parliamo ancora di investire nell'automobile, nelle strade, nel cemento, non c'è un'idea di questa geniali che sono al Parlamento che non riguarda il calcestruzzo, non ce n'è, non ci sono idee di questa, perché non possono avere idee, non possono avere, perché geneticamente non sono portati per avere delle idee che possono giovare al bene comune. Quindi bisogna eliminarli, che vanno fuori, noi li vogliamo mandare fuori tutti con bontà e con democrazia. Però poi ci stuferemo. Abbiamo qui Claudia Pisani dell'Unità. Salve, buongiorno, grazie innanzitutto di questo tempo che ci sta dando. Una domanda tecnica. Se il PDL facesse mancare la fiducia a questo governo e il Presidente decidesse di non sciogliere le Camere, voi, su un programma preciso, definito prima, i punti, eccetera, dareste la fiducia, visto che quello è un passaggio obbligatorio, è una regola? Quindi sono ancora più netta. Se cadesse... No, non lo so. No, perché no, però questo è un passaggio... Posso rispondere che non... No, aspetti, forse non sono stata chiara. Sì, sì. Se cade il governo, se il PDL fa mancare la fiducia a questo esecutivo, ma non si sciolgono le Camere, voi... Siete disponibili a dare la fiducia su un programma preciso? Grazie. Allora, noi abbiamo sempre ripetuto che ci interessa il che cosa e il come lo si debba fare. Ci interessa relativamente chi lo faccia, purché abbia credibilità e storia tale da poter essere al di sopra di ogni sospetto. Pertanto, io oggi ho ricevuto un messaggino
da parte di una appartenente alla categoria degli inidonei della scuola che mi ripete